2023, siamo allo stand del Goglio SPA, un'azienda che è addirittura più vecchia di quella che è l'unificazione del nostro paese, perché ha oltre 173 anni di vita. Ci troviamo in compagnia del direttore vendite Italia, Fabrizio Tomasic. Fabrizio, benvenuto. Grazie, e benvenuto a te, grazie per esserci venuto a trovare anche questa volta. Ed è praticamente obbligatorio per me, perché non dimentichiamo che Goglio SPA è la detentrice del brevetto della valvola di degasazione delle buste di caffè in grani, che tutti nel settore conoscono quando devono tagliare e poi mettere nella campana per poter riuscire ad avere un profumo del prodotto ben conservato, perché questa valvola fa un'azione specifica, Fabrizio. Assolutamente, la valvola è una valvola di degasazione monodirezionale, per cui consente i gas in eccesso di uscire dalla confezione, ma ne preserva ovviamente la barriera, quindi continueremo ad avere sempre un caffè protetto e al massimo delle sue caratteristiche e delle sue qualità. Voi, in qualità di leader del mercato in questo settore, siete qui non solo per riaffermare il vostro assoluto primato, ma soprattutto per incontrare i tantissimi clienti che nel frattempo, non solo dall'Italia ma anche e soprattutto dall'estero, vengono al SIGEP per individuare le novità del mercato. Per noi essere in questa fiera, essere in questo mondo del caffè è un po' come essere a casa. Siamo nel caffè da sempre e continuiamo a proporre ai nostri clienti tutte le novità, tutti i prodotti della nostra gamma, proprio per aiutarli a proporre il loro caffè nelle migliori condizioni estetiche e di protezione possibile. Anche in questa fiera, come poi potuto vedere, noi proponiamo dai laminati alle valvole, alle capsule, alle macchine, e proponiamo anche un servizio di assistenza che è collegato alle nostre macchine, che si chiama Mind, ed è un'applicazione dove i nostri clienti possono controllare e verificare il funzionamento delle loro linee Goglio e non direttamente da uno smartphone. Questa è una novità del settore, diciamo, per noi molto importante da proporre. Ecco, non dimentichiamo che nel frattempo, proprio il 5 gennaio, il commendatore Goglio ha compiuto 90 anni, è stato nominato Cavaliere della Repubblica, e voi ne andate davvero tanto orgogliosi. Ma per noi il dottor Goglio è simbolo di questa azienda, no? E quindi è lui che ancora oggi ci dà gli stimoli giusti per continuare sulla strada. Lui, da buon conduttore, ci porta sempre dove vuole lui, e noi continueremo a farlo seguendo la sua politica e le sue idee. Una grande soddisfazione per voi, per avere una persona così attiva, così effervescente, a un'età direi abbastanza nobile, 90 anni sono davvero tanti, ma un grande piacere anche per lui riconoscere di avere dei dipendenti come voi, con cui c'è un affiatamento come se fosse ancora ragazzi. Io lavoro col dottore da 37 anni, ecco. Quindi so cosa vuol dire lavorare con lui, e per noi, per tanti colleghi che lavorano in azienda da tantissimi anni, per noi è davvero un piacere fare questo lavoro insieme a lui, perché ci aiuta ed è sempre disponibile, anzi spesso ci sprona a percorrere strade nuove, e questa è una cosa veramente sempre per noi importante. Fabrizio, alle nostre spalle, noi non siamo per caso in questa location dello stand, ci sono delle capsule con una farfalla multicolore poggiata sull'ultima capsula in alto, per andare a mostrare e manifestare quelle che sono
le compatibili che voi realizzate e proponete al mercato. Diciamo tranquillamente che sono già perfettamente compatibili anche e soprattutto con la nuova direttiva in fase di preparazione da parte della Comunità Europea, che dovrebbe prevedere l'annullamento, l'annientamento delle capsule in alluminio. Noi siamo pronti, abbiamo la nostra gamma di capsule che comprende le capsule in polipropilene piuttosto che capsule compostabili, sono capsule pronte per il riciclo o per la compostabilità. Quindi nessun problema ad affrontare il futuro, perché abbiamo anche fra le varie opportunità, fra le varie proposte, anche la capsula compostabile con valvola, che è una novità che abbiamo presentato nella fiera di Ost l'ultima volta e che ci permette di confezionare, permette ai nostri clienti di confezionare il caffè fresco, quindi che deve ancora degasare, quindi risparmiando tempo e soldi nella produzione, e di andarlo a confezionare direttamente in questa capsula, che con l'effetto del funzionamento della valvola, quindi lo stesso concetto della valvola di cui abbiamo parlato prima, ne permette il degasaggio. Questo è un servizio aggiuntivo. Come sempre, noi abbiamo qualche cosa di diverso, ci piace portare qualche novità che poi i nostri clienti si spera possano apprezzare, ma questo ci rende un pochino differenti da tutti gli altri. Però il minimo comune denominatore per voi è appunto la valvola di degasazione, che è quella che ormai vi continua a inseguire da tanti anni, è sicuramente il vostro cavallo di battaglia, ma è anche e soprattutto quello strumento che ha reso unico il prodotto offerto ai torrefattori, tanto da rendere il caffè torrefatto in busta conservabile per più mesi. Assolutamente sì, specialmente per chi si rivolge a un mercato dove la confezione deve rimanere in giro per parecchio tempo, questo ti permette di avere un caffè che degasi ma che non assorba l'ossigeno di rientro, no? L'alternativa alla valvola è il foro nella confezione, quindi ovviamente se c'è una fuoriuscita di gas, però c'è anche un'entrata di ossigeno. La nostra valvola, che è nata nel 1968, è continua, si è moltiplicata nel tempo in spessore, dimensioni, in pressioni di uscita, quindi possiamo gestire anche la pressione che ci serve e quindi andiamo a regolarne il battente. Tutta questa gamma di valvole ci consente di essere disponibili, di essere in grado di aiutare i nostri clienti in tutte le loro esigenze. Fabrizio, ormai tutti conoscono Goglio, è difficile trovare un'azienda o un torrefattore che non conosca in che modo mettersi in contatto con voi, ma io dico sempre, sai, ci sono i nuovi nati, le nuove leve, qualcuno che poi non sa in che modo entrare in contatto con voi. Qual è l'indirizzo email a cui è possibile scrivere per entrare in contatto con voi? Una grandissima venditeitalia@goglio.it e poi ci pensiamo noi ad andare a beccare il cliente. Va bene, grazie per la collaborazione. Io faccio tesoro di questo regalo, la valvola di degasazione, che costerà magari veramente pochissimi centesimi, ma che per me rappresenta un valore affettivo enorme, e dunque sappi che la metterò sulla mia scrivania come piccolo gadget da tenere sempre a portata di mano. Fabrizio, grazie. Grazie a te, Fabio, e ci vediamo presto. Arrivederci a tutti.